libro, assolutamente incentrato sulle donne, La tigre del Mellino. Si parla di Milano, non in totale ma in particolare, si parla delle donne di Casa Sforza ed è un tema assolutamente importante perché a Milano è quasi tutto fagocitato dalla figura in quel periodo di Lodovico il Moro. Ci sono queste donne di Casa Sforza che sono dei giganti dell'epoca, che forse non hanno deciso come vivere, ma hanno comunque vissuto in una maniera storicamente importante le loro esistenze. Prima di chiedere e di fare la prima domanda a Laura, volevo impostare il pomeriggio sotto forma di un'intervista e lasciare soprattutto parlare lei, mi si consenta un attimo di ricordare Alessandro Musco, che era il professore dell'Università di Palermo, che 2 anni fa venne a farci la conferenza appunto sulle città nel Medioevo di Palermo. Una persona squisita, una delle conferenze secondo me più belle a cui ho assistito in questi 9 anni, che è mancato in settimana. Ci tenevo perché comunque ci fu anche un post conferenza molto divertente con lui, dove scoprimo praticamente ancora di più la persona più che il professore. Bando a questo momento un pochino così. Laura Malinverni è venuta a trovarci a parlare di questo libro. Innanzitutto vorrei chiederle, Laura Malinverni chi è? Molto impegnativa come domanda. Innanzitutto ringrazio l'associazione per l'accoglienza, ringrazio le persone che hanno sfidato le feste odierne, tutti i festeggiamenti e le maschere per venire ad ascoltarci e ad ascoltare. Preferisco dire quando ho cominciato a interessarmi di storia, in particolare di storia di Milano, della famiglia Sforza. Stavo cercando del materiale per parlare di una storia d'amore che riguardava la famiglia Sforza. Sapevo che un duca di Milano aveva condotto in modo abbastanza scandaloso una sua relazione con una concubina milanese nella metà del 400, negli anni 70 del 400, ed eravamo nei mitici anni 90. Ho cominciato ad avvicinarmi all'archivio di Stato, prima scrivevo di altre cose, ho cominciato ad avvicinarmi all'archivio di Stato di Milano e sono rimasta abbastanza folgorata dalla quantità di foglietti e fogliettini che c'erano vergati in mano propria da questo duca di Milano. Cioè, io non pensavo, pensavo chiaramente di trovare dei documenti e delle lettere, ma non pensavo mai che ne avrei trovati così tanti, non solo così tanti ma anche piccoli foglietti. Abbiamo un esempio qua dietro, è solo uno, in realtà ne riuscivo a produrne anche 4 o 5 in una giornata, anche visivamente fogliettini piccoli, sembravano proprio dei pizzini ed erano scritti proprio di sua mano, erano gli ordini che dava ad amici, parenti, servitori, ambasciatori, a tutti quanti. Lui si dava questi ordini, questi pizzini, a volte anche solo pochissime righe, in cui diceva di preparare questa cosa piuttosto che quest'altra, di comprare questa cosa piuttosto che l'altra, di farsi trovare pronto il tal giorno nel tal posto. Aveva questo modo molto moderno, tra l'altro, di comunicare. E questa ricerca, nata per uno scopo, si è poi dilatata su altri settori, proprio perché mi ha aperto un immaginario grandissimo, che è quello della lettura dei documenti originali. Ecco appunto che ad altre mie passioni che io già avevo, la cucina, l'astrologia, la poesia, la scrittura, si è aggiunta la storia e la consultazione dei documenti originali, delle lettere, particolarmente delle lettere mano proprio, quelle proprio scritte a mano dai protagonisti, perché mi hanno spalancato, no? Davvero un immaginario enorme. E ho capito che in quel modo io potevo avere un'ispirazione storica molto vicina alla realtà, cioè quello sarebbe stato sicuramente il mio modo di interiorizzare la storia e di riuscire a raccontarla in modo piano, normale, aderente alla realtà, lasciando magari stare i grandi miti, andando su qualche cosa, diciamo, di più pratico, di diverso, cioè mettendomi in quel corridoio che c'è tra la verità e la verosimiglianza, perché è chiaro che se tu leggi
un centinaio di lettere scritte mano propria di una persona, a un certo punto tu ti puoi immaginare in modo abbastanza verosimile come quella persona in un contesto può agire, può parlare, può dire. Qua abbiamo, in questo libro, abbiamo un personaggio storico, storicissimo, realmente esistito, che ha fatto per 10 anni il Duca di Milano, legittimamente, e che è un personaggio eclissato, un personaggio rimosso dalla storia. È il convitato di pietra di questo libro. Aleggia su tutto il libro, è stato ucciso da una congiura a 33 anni a Milano, in Santo Stefano, il giorno di Santo Stefano del 1476. I congiurati sono stati arrestati, giudicati, uccisi, mai vantanti veri della congiura non sono mai stati chiariti né approfonditi molto, poi ne parleremo. E questo personaggio non ha avuto poi più neanche, diciamo, la consolazione di essere nominato, perché schiaccio un po' se si fa. Perché in realtà è stato oggetto di una damnatio memoriae, se non ufficiale, pratica, effettiva. Cioè di questo duca, in realtà, in buona sostanza, almeno fino ai primi anni 2000, non si parlava quasi, perché tutto ciò che lui ha fatto, ogni cosa che ha fatto nei 10 anni del suo governo su Milano come duca, è stato genericamente dagli storici attribuito o a chi l'ha preceduto, che è stato il grandissimo condottiero Francesco Sforza, si è padronito di Milano, Vox Populi, è diventato duca per acclamazione popolare, o chi l'ha seguito, il grandissimo Ludovico. C'è questo discorso che volevo fare a proposito della congiura di Santo Stefano, che come a Firenze noi abbiamo avuto il grande Cosimo, il grande Lorenzo, in mezzo c'è stato Piero che era gottoso. A Milano succede questa cosa, in questo decennio la storiografia dice che Galeazzo, perché di Galeazzo Maria Visconti, Sforza scusate, si sta parlando, era un tiranno spietato, crudele, la ragion di Stato soprattutto, ed è stato ammazzato perché probabilmente, ripeto, probabilmente il fatto scatenante, perché c'è dietro una famiglia importante del milanese, autore materiale del complotto, cioè i Lampugnani, sostanzialmente era giusto ammazzarlo perché era un tiranno, non si sa cosa è stato. Ma la cosa che stupisce in questo libro è che comunque le donne di questo protagoniste, cioè io ne potrei citare 7, ne cito 3 che sono le più importanti: Caterina, Bianca e Isabella d'Aragona, tutte più o meno vivono nel ricordo e nel tentativo nei confronti della personalità schiacciante del Moro di rivivere quel tempo che fu con questa persona. Non è solo, ho notato che non è solo la questione familiare, il rapporto di parentela, ma è proprio il ricordo di un valore che rappresentava questo, che va contro in questo libro a qualsiasi forma di storiografia appunto schiacciata dal Moro. Sì, certo, e il valore è quello della legittimità. Questo duca era il duca comunque legittimo, era figlio di una Visconti, Bianca Maria Visconti, che era andata sposa al condottiero Francesco Sforza e aveva creato l'unione della dinastia nobile milanese che aveva sempre governato Milano. Lei era figlia di Filippo Maria Visconti ed era l'unica sua erede, l'altra era scomparsa nel frattempo, aveva avuto solo 2 femmine. E aveva sposato Francesco Sforza. Questo duca era il duca loro figlio che legittimamente ha governato Milano per 10 anni. Abbiamo la vedova di questo duca, abbiamo altri personaggi perché ci dobbiamo mettere dentro anche l'amante, ci dobbiamo mettere Lucrezia Landriani che era la mamma di Caterina Sforza, Lucia Marliani che è stata la sua amante e che è stata la persona per la quale lui ha condotto la relazione scandalosa per cui io originariamente ho cominciato a avvicinarmi all'archivio di Stato di Milano a consultare le corrispondenze. Insomma, queste donne considerano che è stato fatto un torto, un grosso torto a rimuovere l'esistenza di quest'uomo che è stato, ripeto, assassinato da questa congiura nella quale Lampugnani, Olgiati sono intervenuti per uccidere un tiranno perché erano stati diciamo convinti dalle perorazioni e dalle forti motivazioni di Cola Montano, umanista, che parlava e si rifaceva alla congiura di Caterina e ad altri insigni episodi della storia romana per convincere i giovani ad opporsi ai tiranni.
Questa è la motivazione letteraria, questo è quello che la storia ufficiale ci tramanda. Noi sappiamo che però la storia ufficiale a volte si discosta un pochino dalla realtà, però la realtà sempre viene sommersa, non viene più alla luce. Voglio dire, per essere organica, che questo duca è stato sommerso ed è stato rimosso fino, diciamo, ai primi anni degli anni 2000. Si potevano trovare anche su enciclopedie storiche 4-5 linee. Tutto quello che lui aveva fatto, per esempio l'introduzione del gelso nello Stato di Milano, attribuito generalmente a Ludovico il Moro, l'introduzione della coltivazione del riso, l'introduzione della stampa importantissima negli anni 70 del 400, Milano è stata tra le prime città europee a introdurre la stampa, alcune migliorie notevoli nella canalizzazione dei fiumi dei navigli, una revisione totale delle armi e delle milizie ducali e addirittura la creazione di bombarde con delle bocche molto grosse, la galeazzesca Vittoriosa ed altre, che avevano affascinato e avrebbero affascinato negli anni seguenti, pochi anni dopo, lo stesso Leonardo, e ci sarebbero stati uno dei motivi per cui poi Leonardo ha voluto venire a Milano al servizio dei duchi di Milano. Dunque, ripeto, tutte queste cose e altre di questo duca sono state assorbite da chi l'ha preceduto e da chi l'ha seguito, e gli storici stessi si sono limitati a considerarlo una pausa di 10 anni di un duca smodato, che spendeva smodatamente, seguiva i suoi appetiti sessuali in modo abbastanza smodato, faceva delle sconcezze in chiesa in mascherato durante il carnevale, e questo già ai più prolissi, perché semplicemente in alcune enciclopedie, 2 righe soltanto, passaggio di consegne tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Ciò non è, anche perché Ludovico il Moro di per sé non sarebbe stato duca di Milano, era quartogenito di nascita, aveva altri eredi legittimi prima di lui, ma naturalmente ha appoggiato con la sua tutela il figlio, che allora era minorenne, di questo duca ucciso nella congiura, e l'ha appoggiato a vita, perché poi il ragazzo è morto a 25 anni senza aver governato praticamente un giorno di sua iniziativa, affidandosi sempre ciecamente al suo barba, a suo zio. Di chi ha parlato di questo duca storicamente? Ma a partire dagli anni 2000 molti storici stranieri, direi Gregory Lupkin, Sabine Eicke, che è una tedesca, molti inglesi, alcuni italiani che lavorano all'estero, Monica Azzolini di recente, Marcello Simonetta che lavora negli Stati Uniti, italiani pochi, diciamo, cominciano, l'interesse per questo duca comincia nei primi anni del 2000, quando al Dipartimento di Scienze della Documentazione di Milano qualche ricercatrice, soprattutto Marielma Valienti, ma anche Franca Levarotti e altri, si interessano a questo periodo storico, e si interessano a un ritrovamento che è stato fatto a Mezzo, nella chiesa di Mezzo, sotto, mentre stavano rifacendo la pavimentazione di questa chiesa molto antica di Mezzo, nella quale ci sono degli affreschi quattrocenteschi di mano leonardesca, probabilmente Butinone Zenale in una parte, Semino e Moietta nell'altra parte, ma comunque questo non è rilevante. Trovano questo teschio, e questo teschio accende la curiosità sia di un'associazione, che è l'Associazione degli Amici della Chiesa di Sant'Andrea di Mezzo, che cominciano a seguire questo avvenimento, fanno esaminare il teschio, tentano addirittura una prova di DNA, perché cosa c'è a monte? L'amante di questo duca aveva avuto il feudo di Mezzo. Questo duca che viene progressivamente svelato, questo grande tiranno che sicuramente tra le sue colpe maggiori aveva avuto quello di togliere alcuni beni alla Chiesa, di togliere alcuni feudi alla Chiesa e di tassare il clero. Infatti quando lui muore, la prima cosa che fa la sua vedova, la prima cosa è 3 giorni dopo la sua morte, è quello di far partire una serie di lettere dalla cancelleria ducale in cui rassicura tutti i prelati possibili e immaginabili fino al Papa,
che riprenderanno le offerte come prima, che verranno destinati offerte come prima, e che le chiede il perdono dei peccati di suo marito, che sa essere stati tanti e gravi, ma era già in fase di contrizione prima della morte, eccetera, eccetera, eccetera. La rassicurazione è quella di ridare i beni a clero, proprio per dire che le motivazioni sono diverse. Ecco. Metà di aprile del 1487. La crisalide che ricordavo si è trasformata in una splendida farfalla. In tutte le corti non si parla ormai che della vostra bellezza, città, Caterina. Mi permettete ancora di chiamarvi così? Caterina chinò il capo annuendo. La duchessa madre, Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Maria Sforza, era diventata una donna pingue e spenta. Caterina dovette fare uno sforzo per riconoscere la bella sposa di suo padre, che le era stata un po' madre e un po' sorella maggiore, e aveva custodito la sua dote, seguendo con lei i preparativi del suo triste matrimonio e la sua partenza per Roma di 10 anni prima. E la sposa di Gerolamo Moriario, segretario del Papa, nonché signori squartato di Forlì. Tra i mandanti si parlò genericamente del coinvolgimento di un capitano delle milizie ducali, Roberto Sanseverino, di Donato del Conte, e di altri nobili, che non furono neanche indagati più di un tanto. Opportunamente il fratello minore del duca, Ludovico il Moro, si trovava in Francia in quel periodo. Opportunamente la duchessa vedova, consigliata da Cicco Simonetta, grande segretario che era già stato il braccio destro di Galeazzo Maria Sforza, allontanò i fratelli Sforza più prossimi alla successione per tutelare il figlio legittimo di Galeazzo Maria, li allontanò da Milano per non far nascere torbidi dopo la morte per uccisione di questo duca, e li mandò chi nella Toscana del Nord, chi stettero lontano pochissimo, un anno e mezzo, in cui fecero qualche turbolenza, saltarono qualche piccolo castello, pensierirono relativamente, dopodiché la duchessa Bona decise di accogliere a Milano, quasi in segreto ma molto determinata, Ludovico il Moro. Lo riaccolse, disse che l'aveva sempre amato come cognato, lo fece ritornare a Milano, lui ritornò a Milano. Il giorno in cui si reinsediò nella Rocchetta, il segretario Cicco Simonetta, che ripeto, era stato il grande braccio destro del duca scomparso, del duca ucciso, chiese udienza presso Bona e le disse parole che sono passate alla storia, quelle sì, sono passate alla storia, e disse: voi perderete il ducato, duchessa, e io in processo di tempo perderò la testa. Previsione perfetta, perché meno di 2 anni e mezzo dopo, questo segretario verrà decapitato sul livellino del castello di Pavia, in quanto accusato di tutte le peggiori nefandezze, dalla corruzione alla vendita di uffici, ad aver incamerato denaro, ad aver corrotto, cioè accusato veramente di tutto, torturato alla tenera età di 75 anni per mesi e mesi. Verrà giustiziato, fine della parabola di Cicco Simonetta, fine della parabola di Bona, che viene allontanata da Milano con una apparentemente ricca pensione, ma che poi gli veniva versata qua, con ritardi, con decurtazioni, e viene mandata in giro per il Ducato, nei vari castelli del Ducato, prevalentemente ad Abbiate Grasso, a fare la vedova, diciamo, la duchessa madre è vedova, allontanata da Milano, i figli rimangono a Milano, e a Milano naturalmente c'è Ludovico il Moro. E ritorniamo ancora in un'eterna storia circolare, ritorniamo ancora con i simboli, e con, molto strano, però in quel momento venisse ancora una volta quel simbolo. Io volevo aggiungere l'ultima cosa, fatemi un applauso, che è stata bravissima.